signori, buongiorno e benvenuti in un nuovissimo video. Non si tratta né di un video della Zoskin né di un video delle Eze, perché questo è un video come quelli che ho già portato sul canale, ad esempio quello dove ho adottato un alveare o quello dove ho acquistato il braccialetto della Ocean, in cui ho fatto qualcosa di particolare a fin di bene. E sì, non è un titolo clickbait, sono diventato un lord scozzese. Ribadisco, so che può sembrare una trashata, ma in realtà c'è sotto tutto il fil di bene, come sempre, cioè non è che così a caso mi sono divertito. Però prima di spiegarmi, ovviamente devo ringraziare tutti i miei abbonati Patreon che continuano a sostenermi con gli loro abbonamenti al mio sito Patreon, che trovate qua sotto in descrizione se volete abbonarvi anche voi per gadget, estrazioni, contenuti esclusivi, foto, entrare nella community dove siamo tutti insieme e parliamo di qualsiasi cosa. Insomma, davvero grazie, perché grazie a loro che ho sempre più fondi per comprare, fare, migliorarmi, eccetera. Ho investito, ho cambiato la macchina fotografica che mi deve arrivare, ho fatto un sacco di cose e quindi ci tengo a ringraziarli nuovamente tutti ancora una volta. Comunque, stavo dicendo che questo non è un titolo clickbait, perché, allora, facciamo una premessa generale: ci sono un sacco di persone che cercano di accaparrarsi un titolo nobiliare di qualsiasi entità sia, che sia lord, che sia il duca, che sia il principe, che sia, non è che da un giorno all'altro diventate reali, a maggior ragione che in Italia non vengono più riconosciuti quei titoli, quindi non ha alcun senso e di sicuro non si possono comprare così, anche con una grandissima somma di denaro non si possono comprare. Inoltre in Italia non hanno nemmeno validità e ci sono un sacco di truffe online, che sia in Germania, che sia in Francia, che sia in delle isolette sparse in mezzo all'Oceano Pacifico, che ti dicono: oh, dacci i tuoi soldi e noi ti facciamo diventare un lord, ti facciamo diventare un duca, ti facciamo diventare un principe, wow, sei il top. Ma in realtà non funziona così da nessuna parte. L'unico stato che fa eccezione di questa regola è la Scozia, che ti permette di utilizzare il titolo di Laird, scritto Laird, che sarebbe l'equivalente del Lord inglese, per intenderci, a patto che tu possieda un terreno in Scozia. Ed è bene o male quello che ho fatto io: ho acquistato un piccolo appezzamento di terreno, anzi due appezzamenti di terreno a dire la verità, in Scozia, per ottenere questo titolo, che tradotto per comodità è Lord. Ma questo perché? Non l'ho fatto per vanità personale, ma a fin di bene, come ho detto all'inizio, perché per ottenere questo titolo io ho acquistato a scopo benefico, quindi i soldi che ho speso per acquistare questi due appezzamenti di terreno sono andati alla risorsa naturale a cui appartengono questi due terreni e verranno utilizzati in beneficenza per piantare nuovi alberi. Quindi non c'è di mezzo la mia vanità personale, anche se andare in giro a tutti dire che sono un lord scozzese è una figata incredibile, però come al solito c'è sempre qualcosa a fin di bene, e in questo caso sarebbe il mantenimento e la conservazione di un parco naturale e un incremento della quantità di alberi che verranno piantati grazie a questa mia, chiamiamola, donazione, che poi donazione non è, perché è letteralmente uno scambio, è un acquisto. Infatti, anche se ho acquistato questi terreni sono vincolati a riserva naturale. Infatti tutti e due i terreni che io ho acquistato, che sono rispettivamente Glinkwood and Mount View Lochbear, faccio sempre una fatica a ricordarmelo, quindi ho dovuto leggerlo, questi due terreni sono vincolati a riserva naturale, pertanto nonostante io ci possa andare, i terreni sono di mia esclusiva proprietà, per dire, non posso andarci a costruire una fabbrica perché sennò non avrebbe più senso, semplicemente non posso collocare all'interno dei terreni tutto ciò che è artificiale, tutto ciò che non è naturale. Posso andare lì, posso piantarci delle piante, posso anche piantarci una bandierina, molti lo fanno, ma non è piantarci la bandierina tipo conquista sulla luna, ma non posso edificare, non posso fare assolutamente niente, perché ovviamente tutto a fin di bene per mantenere una riserva naturale. Infatti nessuno può distruggere quell'appezzamento di terreno senza tuo consenso. Inoltre quel terreno è ereditabile, infatti io posso, ho tutti e due gli attestati che non vi faccio vedere perché ci sono ovviamente i miei dati personali, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Però i due terreni sono, oltre che ereditabili, di mia esclusiva proprietà ed intoccabili, e ho autorizzato la riserva naturale a cui appartenevano e a cui in parte appartengono ancora a prendersene cura, però la proprietà è la mia, quindi il senso di conservazione della riserva naturale è anche questo, che finché sono miei nessuno li può toccare, per dire, non possono passarci sopra con le ruspe per poi costruirci un supermercato, non lo possono fare. Poi la cosa che mi piaceva di più di questa
e chiamiamola iniziativa, è che io posso comunque andare a trovare il mio terreno, posso andarlo a vedere, e sconsigliano però di recintarlo, cioè volendo, tu loro giustamente ti dicono il terreno è vincolato a riserva naturale, volendolo puoi anche circondare con una staccionata, con un filo, mi farebbe schifo vedere un bosco con tutti, no, questi fili, queste staccionate che siano che delimitano i terreni, poi non sono terreni di 10 km quadrati, sono poi sul sito puoi comprare terreni piccolissimi, tipo da 10 cm quadrati a terreni enormi, per carità, ovviamente più terreno compri più il prezzo aumenta, però lo sconsigliano, infatti nonostante ci sia una posizione specifica, una posizione precisa di delimitazione del terreno che può benissimo confinare con qualcun altro, non avrebbe senso recintarlo, infatti anche i miei terreni sono piccini, cioè non ci posso costruire un supermercato, non ci starebbe nemmeno. E la cosa bella è che io posso proprio andare a trovare, ho proprio un biglietto da visita che mi ha consegnato il sito stesso per andare a trovarmi, per aiutarmi, per convincermi ad andare a vedere i terreni che io stesso ho acquistato, quindi sì, prima o poi voglio andare in Scozia. Infatti poi mi è arrivata la mia cartellina con tutti i vari documenti dentro, la tessera da Lord, che non vi faccio vedere dietro perché ci sono i miei dati, però per intenderci tessera che certifica che io sono Lord bla bla bla, con anche gli appezzamenti di terreno con i relativi codici. Poi mi hanno inviato un paio di cagate come al solito, gli sticker, altre cagate. Ho il biglietto di benvenuto con tanto della possibilità di fare un giro turistico come con la guida turistica per l'intera area naturale, prendere anche il tè, e proprio biglietto sbrillucicoso, non stampato a caso sulla carta, quindi veramente bello. Il dei plan vari di inviti per andare a trovare appunto i miei terreni, una storia della riserva naturale, c'è scritto, vabbè, ovviamente tutto in inglese, però è molto molto carino, io l'ho già letto tutto, dove c'è, guarda che bellino, dove c'è scritto tutte le varie iniziative, quello che fanno di buono, insomma non è la solita fregatura, diciamola così, dove oh dammi 10.000 euro io ti faccio diventare un duca in Germania e tu prendi 10.000 euro di miei soldi, tanto 10.000 euro cosa ci farei mai con 10.000 euro, ci cambi solo la macchina, ci fai una vacanza, macchina usata, però ce la cavo. Mi hanno dati due attestati ereditabili, sto coprendo alcuni dati, non preoccupatevi, con tanto di timbrino dorato, e questi io tra l'altro posso andarli a mettere in banca, cioè che non andrò mai a metterli in banca, li tengo io, però è veramente una figata. C'è anche l'atto del legale che mi dà il benvenuto in Scozia, mi ha scritto tutta la lettera, che adesso come al solito ci sono tutti i dati, quindi non posso farvi vedere in video, dove io ho ricevuto i due terreni, devo andarli a registrare sul sito bla 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 per bla 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 bla. E niente, sono molto soddisfatto di questa mia iniziativa, non c'entrano granché questi video che faccio con quelli soliti, no, quando sia il viaggio, che sia l'avventura o che siano gli animali, però sono cose interessanti che permettono di fare del bene. Il sito si chiama Island Titles, è il sito appunto da cui è possibile acquistare questi appezzamenti di terreno in queste due riserve naturali, che sono ovviamente limitati, non è che ce n'è all'infinito, anche perché se tu acquisti un terreno non è che qualcun altro può acquistare il tuo stesso terreno, ogni terreno è unico, con un unico proprietario, anche perché se poi ho detto che sono ereditabili, ovviamente qua in Italia il titolo di Lord non vale niente, e se stiamo a vedere non vale neanche tanto in Scozia, non è che perché tu hai acquistato 10 metri quadri di terreno puoi andare in Scozia e dire io sono un Lord terriero, no, il vero Lord terriero è quello che possiede tutta la zona. Tu acquistando un piccolo appezzamento del suo terreno, lui ti dà la possibilità, ti dà il permesso di definirti un lord della sua tenuta. Quindi io non è che sono l'unico lord di Lodgebeer, per dire. Ci saranno altri lord che avranno altri terreni, magari anche accanto ai miei, o dei vicini, e non lo so, sicuramente ho dei vicini, almeno 4 vicini ce li ho, se contiamo anche i laterali in obliquo sono 8. Però solo per il fatto che questi soldi vengono riutilizzati per, alla fine, una campagna contro la deforestazione, quindi per piantare nuovi alberi e per rendere, tra virgolette, intoccabile una parte di natura della Scozia, che io sono stato in Irlanda anni fa,
che non c'entra niente con la Scozia, ma le zone alte sono molto molto verdeggianti, è veramente un peccato e non conservarle almeno un po'. In ogni caso rimane una figata poter dire di essere un lordo scozzese. Comunque signori, vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su Instagram, dove stiamo crescendo un sacco, anche lì come community siamo più di 2000 persone che mi seguono, quindi grazie. Abbonatevi al mio Patreon se non l'avete ancora fatto. Io sono sempre Zoskin e ci vediamo al prossimo video della Zoskin o della Eze o chissà di che cosa, visto che sto portando sempre più cose adesso che siamo anche a praticamente 15.000 iscritti sul canale di questo video. Voglio veramente ringraziare. E 3, 2, 1, go!